Sì, ormai mi chiamano Mister X, sono un supereroe. Sì, ci è andata male perché quel pallone interno di solito entra, invece non è andata così. Eravamo consapevoli di affrontare, anche se viene da un momento negativo, però una squadra molto tecnica, molto forte, soprattutto davanti. I ragazzi hanno tenuto bene il campo, abbiamo creato, abbiamo sofferto, perché tecnicamente il Catanzaro è una squadra molto valida. Giocare in questo campo, in questo stadio, non è mai facile per nessuno, però i ragazzi sotto il profilo della dedizione, tatticamente bene, non ci siamo mai allungati nei reparti, quindi sono contento della prestazione, c'è l'amarezza della mancata vittoria. No, diciamo che se ti devo parlare tatticamente, nella lettura della partita, noi nel momento in cui non riuscivamo più a salire e a tenere palla su, abbiamo fatto un po' di fatica, ci siamo abbassati molto, lasciando giocare il Catanzaro troppo e lasciando soprattutto i duelli in fascia nell'uno contro uno, dove loro soprattutto nella parte sinistra nostra hanno fatto tanti cross, cosa che non hanno fatto nel primo tempo e nella prima parte del secondo tempo. Diciamo che quel palo poteva esaltarci, invece ci ha un po' fatto un po' tremare le gambe. Il Catanzaro ha trovato gol sul calcio d'angolo, però diciamo che giocando a ritmi alti, alcune volte la concentrazione, c'è anche da dire che comunque storicamente in Italia, la cosa che dico anche ai ragazzi, di comunque essere propositivi. Purtroppo in Italia c'è questa storia, questa cultura che quando va in vantaggio, non so perché, per forza di cose devi subire. Non la concepisco, però non è neanche facile andare a sradicare 100 anni di storia, perché poi il calcio italiano, abbiamo vinto un mondiale così, quindi diciamo che ci è andata quasi sempre bene. Oggi poteva andare diversamente se fossimo stati un po' più intraprendenti l'ultimo quarto d'ora.